il gruppo Centro di Medicina in collaborazione con SIFI, azienda farmaceutica leader nel settore oftalmico, sono lieti di presentarvi iProject. iProject è un'iniziativa scientifica nata allo scopo di approfondire argomenti di particolare importanza nel campo dell'oculistica. iProject vi propone un ciclo di incontri formativi online che avranno come ospiti d'onore medici oculisti altamente specializzati. I singoli webinar potranno essere seguiti in diretta e in differita sul nostro canale YouTube. Buonasera a tutti, questa è la quinta edizione della serie di incontri di iProject. Questi incontri hanno avuto un discreto successo, abbiamo avuto sino ad oggi 1700 download dei vari incontri che sono stati fatti negli ultimi 3-4 mesi. Quest'oggi abbiamo il professor Paolo Lanzetta che ci parlerà di un tema estremamente attuale. Professor Paolo Lanzetta, tutti lo conoscete, direttore della clinica oculistica di Udine, direttore dell'Istituto Europeo di Microchirurgia Oculare, persona nota a livello internazionale per le sue doti scientifiche, le sue capacità scientifiche, membro di numerose associazioni scientifiche. Paolo, ricordi, credo, quel 2001 quando eravamo solo io e te all'American Academy, subito dopo le Torri Gemelle, e ci guardavano appunto sbarrando gli occhi. Abbiamo poi nel panel Barbara Parolini e Marzio Chiffini, che sono due giganti della chirurgia vitro-retinica e che ci aiuteranno a sostenere la discussione nella parte che seguirà appunto la relazione. E grazie anche a Stefania Miotto e a Giuseppe Lo Giudice, anche loro ovviamente molto attivi, soprattutto nel settore delle malattie della retina, dello studio e del trattamento delle malattie della retina, che assieme a me appunto coordinano questa serie di incontri di iProject. Buonasera a tutti, un sentito ringraziamento a Stefano Piermarocchi per il gradito invito a partecipare e a contribuire al programma iProject, sono molto onorato. Il titolo di questa chiacchierata verterà sulla chirurgia del distacco di retina, più in generale sulla chirurgia vitro-retinica, affrontando l'evoluzione tecnica e tecnologica che abbiamo avuto in questi ultimi anni. Ed è questo il motivo per cui ho voluto inserire questo modo di dire che qua vedete, dalle stalle alle stelle, che è l'esatto contrario di quello che usualmente diciamo quando utilizziamo questa espressione. Negli anni 50 in Olanda, ma così come pure in altri centri chirurgici, si cercava di approcciare il distacco di retina ab externo, allora, nella modalità migliore possibile. Vedete questi tre chirurghi che, paragonati al setting odierno, poco hanno a che fare con la chirurgia moderna, che riparano un distacco di retina e già identificano alcuni momenti fondamentali, cioè una retinopessia allora ottenuta con una cauterizzazione transclerale con tutti i lati negativi che questa manovra poteva avere e una osservazione oftalmoscopica intraoperatoria il più precisa possibile per localizzare la rottura e vedere gli effetti della retinopessia, e anche un'altra manovra che è fondamentale, che è il drenaggio del fluido sottoretinico. Negli anni 70 Robert Machmer
di fatto inventò l'approccio ab interno, quindi la vitrectomia, e la inventò mettendo a punto il primo vitrectomo, che era un vitrectomo molto rudimentale se paragonato a ciò che abbiamo a disposizione oggi, uno strumento molto a un calibro molto ampio, 16 gauge, quindi più di 2,5 mm circa, che disponeva di una lama rotante sostanzialmente con un effetto suzione che quindi tendeva a portare il vitreo verso di sé. Nel frattempo, nel video in alto a sinistra, vedete proprio la manovra di drenaggio del fluido sottoretinico con una modalità che sostanzialmente è molto simile a quella che usiamo fare adesso. Non possiamo non citare Kir Paco negli anni 90, ma ancora oggi, che è uno dei chirurghi più prolifici nel sviluppare strumenti per la chirurgia intravitreale, e queste intuizioni ci danno beneficio ancora oggi. Qua andiamo a una ventina di anni fa. Una tecnica già più raffinata degli anni 60, 70, forse 80, ma sempre molto invasiva rispetto a quello che facciamo oggi. Una peritomia a 360 gradi, delle sclerotomie a 20 gauge, quindi comunque molto grandi, vitrectomi con velocità di taglio molto limitate, 1500 tagli, a volte 2000 tagli, quindi trazioni sulla retina periferica più importanti rispetto a ciò che possiamo fare oggi. E questi erano però gli anni in cui si svilupparono molti strumenti chirurgici. Erano questi gli anni della chirurgia maculare, e quindi sia pinze per la rimozione di membrane piretiniche, che sia lo studio di coloranti vitali che potessero appunto meglio evidenziare sia le membrane piretiniche sia la membrana limitante interna. Questo è il caso di un paziente con una retinopatia diabetica con una componente trattiva in cui viene tolta la membrana limitante interna dopo colorazione con infraccianina, che sapete è un colorante selettivo per la membrana limitante interna. Dal punto di vista della visualizzazione intraoperatoria, allora certamente l'utilizzo dei microscopi, e nella maggior parte dei casi, direi in quegli anni la totalità dei casi, l'utilizzo di lenti a contatto centrali per l'osservazione del polo posteriore, poi prismatiche 20 gradi, 30 gradi o 50 gradi addirittura, con una qualità della visualizzazione che non possiamo paragonare rispetto a ciò che abbiamo a disposizione oggi. Oggi cosa succede? Questo è un video abbastanza datato, ma abbiamo una chirurgia transcongiuntivale, abbiamo la possibilità, e questo è il mio standard, di utilizzare delle infusioni con endoilluminazione integrata da 25 gauge, quindi un calibro veramente ridotto, e poi spesso e volentieri è una chirurgia che utilizza degli strumenti da 27 gauge, quindi inferiori a 0,5 mm, e qua vedete l'altro grosso progresso, cioè il cambiamento nei sistemi di visualizzazione, non più sistemi a contatto a ridotto campo, ma classicamente sistemi ad ampio campo. Oramai l'utilizzo di coloranti o traccianti vitreali è diventato routinario, in questo caso l'utilizzo di triamcinolone, soprattutto allo scopo di rimuovere in maniera più accurata possibile la base vitreale, e poi l'utilizzo di nuovi coloranti per sempre la visualizzazione non solo delle membrane piretiniche, della membrana limitante interna, ma in questo caso per la rimozione di una PVR posteriore. Va da sé che accanto a questi progressi tecnologici siano oggi disponibili degli strumenti per chirurgia vitreoretinica
a piccolo calibro e di ogni genere, pinze per la rimozione di membrane, pinze cosiddette a coccodrillo di vario genere. Un altro progresso innegabile è stato il poter utilizzare il perfluorocarbonato liquido nella nostra chirurgia, questo grazie all'intuizione di Stanley Chang, e un'altra possibilità, pur nella chirurgia a piccolo calibro, è appunto la possibilità di utilizzare sostituti vitrali quali il silicone, pur con cannule da 25 gauge o addirittura da 27 gauge. Qualche cenno ai veri progressi, diciamo così, sostanziali alla chirurgia vitreoretinica. In primis i sistemi di visualizzazione. È ovvio che dobbiamo avere la miglior visualizzazione possibile quando facciamo un approccio vitreale, endovitreale, e questo rende la nostra chirurgia il più accurato possibile. Oggi abbiamo a disposizione una pletora di sistemi di visualizzazione e possiamo dire che nella maggior parte dei casi la scelta obbligata è quella di utilizzare dei sistemi di visualizzazione ad ampio campo. E questi sistemi ad ampio campo possono anche essere utilizzati con delle lenti per il trattamento del polo posteriore. Qui abbiamo voluto fare una piccola revisione dei vantaggi e svantaggi dei diversi sistemi di visione panoramica rispetto alla qualità della visione, campo di visione e la qualità ottica, l'ergonomicità dei sistemi, la facilità di uso e la compatibilità con i diversi microscopi, e poi abbiamo voluto valutare anche quanto potesse essere fattibile la chirurgia maculare con sistemi ad ampio campo. E qua vedete alcuni esempi di ciò che abbiamo considerato. Questo è un dato importante, e cioè il campo di visione che forniscono i diversi sistemi, vuoi così come indicato dalle aziende produttrici, o vuoi in maniera molto più precisa quando questi sistemi vengono utilizzati con un modello di bulbo oculare. Vedete che la mini quad, che sostanzialmente è una lente molto simile alla quadrasferica di Falk, anch'essa, ed è una lente a contatto, permette il campo più ampio maggiore rispetto a tutti gli altri sistemi ad ampio campo non a contatto. Tra di essi, il campo più ampio è permesso dal sistema ReSight di Zeiss, accanto anche a Office, che peraltro è un sistema che credo oramai non sia più utilizzato, che è stato proposto circa una quindicina, forse più, di anni fa, ma che non ha di fatto destato gli entusiasmi dei chirurghi. La possibilità di fare una chirurgia maculare con questi sistemi ad ampio campo esiste. Beh, non è facilissima con la mini quad, quindi con una lente a contatto. Per gli altri sistemi ci sono varie opzioni. Ci può essere l'opzione di una lente specifica per la chirurgia maculare, che a volte ha una qualità ottica minore rispetto alla lente a grande campo, o in un certo gruppo di chirurghi si è oramai sviluppata la capacità e l'uso comune di non cambiare lente ad ampio campo e fare la chirurgia maculare con la medesima lente sostanzialmente. Ovviamente la qualità ottica dipende dalla zona che stiamo trattando, e in questo schema del 2012 vedete la qualità ottica in termini di
massimo contrasto agli occhi del chirurgo a seconda che ci si trovi nella zona equatoriale, quindi periferica della retina, o viceversa che ci si trovi a carico del polo posteriore. Sempre un bulbo di prova, e vedete che di fatto il miglior rapporto in termini di contrasto tra la periferia e il polo posteriore è dato dalla mini quad, quindi ancora una volta una lente a contatto, e in seconda posizione il ResiTE di Zeiss, e poi a scalare altri sistemi che siamo abituati ad utilizzare, in primis Biom. Che altre considerazioni addizionali, molto rapidamente? Beh, per quanto riguarda la lente a contatto a grande campo, e qua vedete di nuovo come esempio la mini quad, sicuramente c'è la miglior risoluzione d'immagine, perché il contatto della lente compensa eventuali aberrazioni corneali da parte della cornea o riflessi a livello corneale, e ovviamente questa è compatibile con qualsiasi microscopio. La mini quad ha peraltro alcuni svantaggi, e cioè il dover utilizzare un secondo chirurgo che tenga in posizione la lente e la ruoti in maniera adeguata perché il chirurgo possa fare la propria chirurgia. Ha necessità di un invertitore, salvo che il chirurgo intenda e sia capace di utilizzarla senza un invertitore accoppiato al microscopio, e questa cosa non è sempre facilissima. Ovviamente l'indentazione in presenza di una lente a contatto non è semplicissima, e poi bisogna considerare alcuni altri fatti che peraltro valgono anche per le lenti non a contatto, cioè la traumaticità di una lente a contatto. Così come per le lenti non a contatto bisogna considerare il fatto che la cornea possa richiedere frequenti umettature per non avere un'essiccazione dell'epitelio corneale durante la chirurgia. Altri sistemi non a contatto ad ampio campo, il Biom è ad oggi ancora molto diffuso, indubbiamente ha un'ottima qualità ottica. È compatibile con la maggior parte dei microscopi. Oggi poi abbiamo una versione motorizzata che semplifica molto le manovre di focus delle lenti. C'è parimenti una versione con un invertitore automatizzato, e ha sostanzialmente una ottima ergonomicità. I svantaggi sono pochi: ovviamente non avere la versione automatizzata in termini di invertitore e di focus è uno svantaggio, e diciamo le manovre di focusing non sono così immediate, e c'è una curva di apprendimento necessaria. Il Biom ha una versione anche monouso, che è detto Biom Ready. I vantaggi del monouso sono innegabili. Non ha, o almeno nella versione che abbiamo provato fin oggi noi, non ha una, diciamo, una versione automatizzata, e quindi l'invertitore e il focus e il fuoco devono essere inseriti e regolati manualmente. Probabilmente il Biom tradizionale ha una miglior ergonomicità. L'Office, molto rapidamente, è un sistema inventato diversi anni fa, come vi dicevo, da Tokkon in collaborazione con un chirurgo giapponese. Di fatto è un sistema che non è stato adottato dai diversi chirurghi nelle diverse parti del mondo. Il grande vantaggio di Tokkon Office sta nel fatto che l'illuminazione endovitreale è sostanzialmente incorporata nel microscopio, quindi non c'è necessità di una fonte di illuminazione esterna per illuminare lo spazio endovitreale. Il campo non è così esteso in realtà come per altri sistemi di visualizzazione. Abbiamo poi altre possibilità.
PUL di Ocular Instruments, con alcuni vantaggi. Non c'è la necessità di un invertitore montato sul microscopio, è probabilmente meno costoso rispetto ad altri sistemi ed ha uno svantaggio che è soprattutto legato al fatto che sia un po', come vedete, ingombrante e c'è un angolo di visione non particolarmente ampio. Abbiamo poi il sistema Folk Merlin con un'ottima qualità ottica, d'altra parte le lenti Folk sono note per questo, adattabile a qualunque microscopio, buona ergonomia con versioni automatizzate dell'invertitore. E poi il Leica RUV che ha un'ottima qualità ottica, un invertitore integrato. E questo lo rende facilmente utilizzabile, per cui abbiamo sostanzialmente a disposizione molti sistemi. EIBOS è un sistema utilizzato da alcuni chirurghi che lo amano molto, ha un invertitore integrato e questo è certamente un grosso vantaggio, probabilmente anch'esso è un po' ingombrante e non può essere utilizzato con tutti i microscopi. Infine, Zeiss ReSight, uno degli ultimi arrivati oramai da qualche anno, questo è il sistema che noi preferiamo con una ottima risoluzione d'immagine. Una immagine a grande campo anche con pupille piuttosto piccole e con un sistema di messa a fuoco estremamente semplice che di fatto mimica il sistema di fuoco e di zoom durante una chirurgia in assenza di sistemi di immagine a grande campo, quindi il controllo a pedale di fatto è il medesimo controllo a pedale che si utilizza nella chirurgia della cataratta. È sicuramente ergonomico e come tutti i sistemi non a contatto, la cornea ha necessità di essere irrigata molto frequentemente. Per quanto riguarda la chirurgia maculare con lenti ad ampio campo, qua ne vedete alcuni esempi, la chirurgia maculare con lenti viceversa a contatto che dà un'immagine prettamente focalizzata sul polpo posteriore, ma vedete che anche con altri sistemi ad ampio campo come ReSight o il Biome Ready, la chirurgia maculare è sicuramente fattibile. Quindi in sostanza il chirurgo oggi ha a disposizione una quantità importante di sistemi di visualizzazione ad ampio campo, la qualità ottica è generalmente molto buona, questi sistemi permettono pertanto anche una chirurgia maculare. Dobbiamo a onore del vero comunque ricordare che le lenti a contatto danno la miglior immagine possibile in termini di qualità. Ancora oggi, certamente la manipolazione del bulbo durante la chirurgia è più facile con i sistemi non a contatto che ricordavo poc'anzi, hanno oggi dei sistemi di focus automatizzato, così come un sistema automatizzato di inserimento dell'invertitore che rende tutto molto più facile. Ovviamente alcune differenze esistono e ogni chirurgo preferisce utilizzare l'un sistema piuttosto che l'altro. Un accenno a quello che è la chirurgia retinica con diciamo il riparo del distacco di retina sempre per via episclerale, quindi ab externo, utilizzando il microscopio e una lente wide field. Qua vedete un esempio del passato, e cioè una chirurgia ab externo del distacco di retina, nel quale era stato utilizzato un cosiddetto filo da ruga che spesso e volentieri
tagliava la sclera fino a intrudere nello spazio sottoretinico, ed è questo uno di quei casi non infrequenti. Cosa significa utilizzare il microscopio? Beh, significa non utilizzare l'oftalmoscopio indiretto, lo scepens, e quindi associare il microscopio, come in questo disegno realizzato qualche anno fa dalla nostra allora specializzanda dottoressa Grego, il microscopio e una lente, in questo caso a grande campo, una lente in questo caso a contatto. La prima proposta in questo senso risale agli anni 80, vedete, in cui si propose l'utilizzo del microscopio con una lente a contatto, e allora l'unica possibilità era utilizzare una lente Eagleman a tre specchi, che purtroppo aveva grossi svantaggi nella qualità dell'imaging che poteva fornire. Quella medesima proposta venne ripresa poi da Mirel Bonnet alla fine degli anni 80, e qua appunto vedete un microscopio con lampada a fessura e una lente a contatto a tre specchi in una manovra di localizzazione della rottura. Più tardi, esattamente nell'anno 2000, noi proponemmo al congresso ARVO l'utilizzo sì del microscopio operatorio con lampada a fessura e una lente a contatto, ma non un Goleman tre specchi, ma una lente a grande campo, quindi una lente di Falk, una quadrasferica di Falk, che rendeva tutto finalmente facilmente visualizzabile. Da allora ci sono state molte evoluzioni sia nelle tecniche di illuminazione che appunto hanno introdotto delle sonde inserite attraverso una sclerotomia da 25 gauge, sapete poi l'avvento dei candelieri e tutta una serie di ulteriori proposte, i candelieri twin da 27, quindi calibri sempre meno invasivi, fino a una proposta più recente. Qua vedete il tipico candeliere associato a una lente a contatto prismatica. Questa era simile alla nostra proposta, cioè una lampada a fessura montata sul microscopio con un sistema a contatto ad ampio campo. Qua vedete una illuminazione a candeliere con doppia fibra da 27, e questa è una delle proposte più recenti che però non ha avuto molto seguito, cioè l'ipotesi di montare una illuminazione a LED sul blefarostato e poi utilizzare questo sistema con lenti a contatto. Ho già accennato al fatto che la dimensione, i calibri degli strumenti siano nel corso del tempo molto diminuiti. Parliamo oggi di chirurgia 27 gauge, quindi vi faccio brevemente vedere quella che è stata inizialmente la nostra esperienza e quello che è oggi la nostra routine per il 90% delle nostre chirurgie, quindi un approccio 27 gauge. Ovviamente 27 gauge ha dei vantaggi, minor trazioni sulla retina rispetto ad altri calibri e quindi una maggior precisione laddove si facciano manovre di dissezione. Ci sono anche dei svantaggi: ridotto flusso, la flessibilità degli strumenti, e comunque anche con 27 gauge bisogna considerare che ci può essere un leakage dalle ferite, dalle sclerotomie non suturate. Questa è una pubblicazione di qualche anno fa, nella quale abbiamo comparato una chirurgia 27 gauge rispetto a 26, 25 gauge durante la chirurgia di stacco di retina, e con un follow-up di 6 mesi, e abbiamo di fatto confrontato il successo anatomico nei due gruppi. Qua i parametri utilizzati sostanzialmente molto simili, salvo la frequenza di taglio più alta col 27 gauge 7500 e più bassa nel 25 gauge a 5000 tagli.
Zeiss Resight, qua vedete le cannule da 25 e da 27, e in entrambi i gruppi abbiamo utilizzato la infusione illuminata da 25 gauge. Quali caratteristiche preoperatorie dei pazienti? 30 pazienti in un gruppo, 30 pazienti nell'altro gruppo, non caratteristiche significativamente diverse nei due gruppi, e qua vedete riassunti i risultati nel post-operatorio. E anche in questo caso vedete nessuna differenza, non solo nel tempo operatorio, ma anche nel successo anatomico. Questi sono i risultati in termini di acuità visiva, e anche in questo caso assolutamente paragonabile. Qua vedete ciò che di fatto facciamo oggi, quindi infusione endoilluminata. Cannule da 27 gauge, rigorosamente transcongiuntivale. Questo è un caso di un distacco di retina con emovitreo e diciamo così, la tecnologia oggi ci mette a disposizione una frequenza di taglio che arriva a 10.000-15.000 tagli, e questo permette una precisione nella rimozione del vitro, nella pulizia della retina, a livello della base vitreale, a livello delle rotture, che era inimmaginabile fino a qualche anno fa. L'utilizzo del perfluoro oramai è routine in questo tipo di chirurgia, quindi di fatto qual è la strategia? Rimuovere il vitro centrale, rimuovere il vitro periferico e pulire le rotture retiniche, tamponare il perfluoro col perfluorocarbonato fino a livello della rettura, infondere aria e quindi fare uno scambio fluido aria, contemporanea aspirazione del fluido sottoretinico attraverso le rotture, e poi tamponamento laddove possibile con gas o aria, e nei casi più complicati, più complessi, con olio di silicone. Ovviamente la retinopessia rimane un momento fondamentale, e la retinopessia ancora oggi è possibile farla con un trattamento crio-transclerale o viceversa con una pessia endolaser, perché abbiamo a disposizione una moltitudine di sonde endolaser che rende tutto molto semplice. Questo è un altro caso di chirurgia a piccolo calibro, l'inserimento delle cannule. In questo caso c'è una PVR sottoretinica. Questa era una paziente giovane. I pazienti giovani non infrequentemente in un distacco cronico sviluppano una PVR sottoretinica, e di nuovo la fase di rimozione del vitro, che deve essere il più completo, il più accurata possibile, in primis l'asportazione della ialoide il più perifericamente possibile. Il triancinolone in questi casi è estremamente utile per colorare sia il vitreo sia le membrane residue da asportare dalla superficie retinica. E l'ulteriore sfida di questo particolare caso, e lo vedremo fra poco, è la valutazione di quanto sia necessario rimuovere questi cordoni sottoretinici che altrimenti potrebbero mantenere la retina sollevata. Quindi, dopo una attenta valutazione, si è ritenuto che questi cordoni non permettessero il riaccollamento della retina. E quindi, con una piccola retinotomia preceduta da un'azione diatermica, si sfilano queste strisce di PVR sottoretinica, che vedete è presente in alcune zone della retina, e quindi vanno quantomeno sezionate. Rimosso il perfluorocarbonato liquido, poi si procede come di solito, come vi ho già accennato. In questo caso la presenza di una retinotomia abbastanza posteriore permette la rimozione del liquido sottoretinico in maniera molto agevole. Di nuovo il posizionamento di una cannula da 25 gauge illuminata.
le nostre cannule. Questo è un caso più complicato con pieghe fisse, ma sostanzialmente la strategia chirurgica è la medesima, cioè la rimozione del vitro centrale, spesso la colorazione con triamcinolone acetonide, la rimozione il più possibile accurata dell'ialoide posteriore, del vitreo periferico, la pulizia della base vitreale, l'identificazione delle rotture retiniche e la rimozione completa di qualsiasi trazione a quel livello, il tamponamento del polo posteriore con perfluorocarbonato liquido, a quel punto la rimozione del fluido sottoretinico con un scambio fluido aria, e una volta che la retina sia riaccollata, a quel punto il necessario tamponamento post-operatorio. Qua vedete la bolla di perfluoro che raggiunge una delle rotture, in questo caso la retinopessia laser, che è una delle possibilità, vi dicevo, in alternativa alla criopessia transclerale. Qua vedete un altro caso, un caso prima dell'intervento, con una ampia rottura, quasi una rottura gigante nei settori superiori, paziente pseudofachico che viene di nuovo sottoposto a un approccio endovitreale transcongiuntivale. E la strategia è sempre la medesima, la più completa rimozione del vitreo, soprattutto a livello dei margini della rottura, a livello della base vitreale. Vedete, con questi sistemi panoramici e con una endoilluminazione, il chirurgo è in grado di indentare senza la necessità di un assistente, utilizzo di elevate velocità di taglio per la pulizia della retina periferica, per la rimozione di tutte le trazioni vitreali sulla rottura retinica. Quindi parliamo di 10.000-15.000 tagli, il tamponamento fino al livello della rottura con il perfluorocarbonato liquido, che prepara la manovra successiva, e cioè lo scambio fluido-aria, per poi procedere alla progressiva rimozione del fluido sottoretinico. Devo dire che l'utilizzo del perfluorocarbonato era ormai una manovra rutinaria, quantomeno tra i chirurghi europei. È una manovra che spesso non viene effettuata ancora oggi da parte dei chirurghi statunitensi. Quindi questo è il caso che vi ho mostrato, in questo caso ancora tamponato con olio di silicone. Un altro caso di distacco bolloso con alcune pieghe fisse, la fase iniziale di rimozione del vitreo centrale, l'indentazione con la valutazione della retina periferica, di nuovo vitrectomo ad ampio taglio, 10.000 tagli, 15.000 tagli, la rimozione assolutamente accurata di tutte le membrane epiretiniche, proprio per rimuovere le pieghe fisse della retina, la ricerca delle rotture retiniche, in questo caso vedete un foro retinico periferico, la pulizia accurata del vitreo e delle trazioni sulle rotture retiniche, la pessia in questo caso con criodo transclerale, e a questo punto di nuovo la rimozione del fluido sottoretinico dopo lo scambio, e poi alla fine dell'intervento
il tamponamento con gas, come in questo caso, o olio di silicone. Altre esperienze hanno di fatto validato la tecnica 25 o 27 gauge. Questa è un'esperienza del 2016 di un gruppo italiano, così come l'esperienza di Stano Rizzo del 2017, in cui sostanzialmente si paragona l'efficacia del piccolo calibro per l'approccio al distacco retinico regmatogeno, vuoi con 27 gauge o 25 gauge. Qual è la conclusione? Sostanzialmente oggi l'approccio transcongiuntivale con piccolo calibro fino al 27 gauge è un approccio di fatto che possiamo dire standardizzato e routinario, che ha degli indubbi vantaggi, rende in primis la chirurgia molto meno invasiva rispetto ai tempi della chirurgia non transcongiuntivale con 20 gauge, quindi è un armamentario che è di fatto parte della nostra chirurgia routinaria. Un accenno alla vitrectomia invece in pazienti con retinopatia diabetica e anche al ruolo degli anti-VEGF in questa chirurgia. Di nuovo vediamo il posizionamento di una infusione endoilluminata, in questo caso due cannule da 25 gauge. E questo è un paziente con una forma proliferante che ha ricevuto un trattamento laser scatter parziale, ma vedete che ha un distacco posteriore di vitro incompleto con una proliferazione fibrovascolare che riguarda tutto il polo posteriore. Di fatto questa è una ialoide parzialmente distaccata, sulla quale si inseriscono i gettoni neovascolari, e quindi il ruolo del chirurgo in questo caso è quello di delaminare, fare un'azione di delaminazione, di segmentazione, badando a non provocare delle rotture retiniche. In questo caso al polo posteriore fino alla media periferia, e quindi sezionando le membrane fibrovascolari, sezionando i peduncoli vascolari e rimuovendo progressivamente fino alla parte più possibile periferica queste membrane fibrovascolari secondarie alla retinopatia diabetica. Ecco, in questo caso la rimozione è sostanzialmente completa. Il problema grosso di questo tipo di chirurgia nei pazienti diabetici è il sanguinamento, come in questo caso. In questo caso, prima di procedere con il laser scatter pan foto, quindi con la panfotocoagulazione, viene messa una piccola bolla di perfluoro al polo posteriore per limitare il sanguinamento e completare nel frattempo il trattamento laser, lo scambio con aria, la rimozione del perfluoro e di fatto l'intervento è finito. Qualche ulteriore caso, questo è un paziente fachico, ho scelto di mettere video per la maggior parte di interventi fatti durante l'ultimo mese, quindi tra fine novembre e dicembre. Questo è un paziente diabetico, fachico, come spesso succede, molto mal compensato, giovane, quindi con una retinopatia proliferante e un emovitro. Le membrane fibrovascolari sono in questo caso concentrate, nel lato nasale, come spesso succede, e di nuovo vedete qual è la strategia, cioè la delaminazione delle membrane fibrovascolari con la ricerca dei peduncoli vascolari e la sezione appunto di questi peduncoli per la progressiva rimozione di tutte le membrane, con o senza segmentazione. Una manovra che è molto utile, che vedete in parte fare anche in questo intervento, è quella del reflusso, che è una manovra che ho imparato da Pravin Dugel, e cioè il vitrectomo
col vitrectomy inducete un reflusso per progressivamente aiutarvi nella dissezione della membrana dal piano retinico. Ovviamente, laddove prenda atto che c'è un peduncolo vascolare, questo peduncolo vascolare, come in questo caso, va rimosso. E questi vitrectomi a piccolo calibro e a alta velocità di taglio vi permettono di utilizzarli come fossero delle forbici. Ecco, vedete qua una rimozione di un peduncolo vascolare e così progredite durante l'intervento delaminando la membrana, sezionando i peduncoli vascolari e progressivamente asportando tutta la proliferazione fibrovascolare, spesso e volentieri estendendovi il più possibile verso la periferia, che in questo caso ha avuto un po' di trattamento laser. Ovviamente laddove c'è il trattamento laser, quella è una retina più fragile, quindi in quelle zone bisogna prestare maggiore attenzione. Questo è un caso prima dell'intervento con un esame angiografico che evidenzia un trattamento parziale e un'ampia neovascolarizzazione sia della testa e nervo ottico sia della retina più periferica. In questo caso si è scelto di effettuare un'iniezione di anti-VEGF prima della chirurgia e lo scopo di questo è di limitare il sanguinamento chirurgico. Questa è una visualizzazione intraoperatoria e di nuovo vedete la strategia chirurgica è la medesima, progressiva delaminazione, segmentazione delle membrane alla ricerca dei peduncoli vascolari per progressivamente, senza indurre possibilmente né sanguinamento, ma soprattutto indurre rotture retiniche iatrogene, asportare in toto la proliferazione fibrovascolare. Questo è un altro caso prima dell'intervento, vedete trattamento parziale, ampia proliferazione fibrovascolare e anche in questo caso la strategia è lo stesso. Un ruolo fondamentale in questi casi è giocato dal fatto che ci sia spesso e volentieri un distacco posteriore incompleto. Questa è la situazione peggiore perché i neovasi possono proliferare progressivamente aggettandosi nello spazio vitreale e agganciarsi alla ialoide incompletamente distaccata e poi dar luogo a quelle membrane fibrovascolari che, se non ben gestite, comportano inesorabilmente un'evoluzione in un distacco di retina trazionale eventualmente associato alla forma reumatogena. Questo è il medesimo caso dopo la chirurgia con il completamento della panfotocoagulazione. Qual è lo scopo di utilizzare gli anti-VEGF? Beh, per migliorare la prognosi, facilitare, come dicevo, le manovre intraoperatorie, cioè diminuire il sanguinamento, quindi non solo intraoperatorio, ma anche il sanguinamento nel post-operatorio e ovviamente accelerare la regressione dei neovasi. Questo è stato dimostrato, questi sono una serie di studi controllati, la maggior parte di ciò che vedete controllati, quindi con un gruppo di controllo e in maniera inequivocabile si vede che il sanguinamento intraoperatorio è molto minore nei pazienti che hanno ricevuto l'anti-VEGF prima dell'intervento. Questa meta-analisi evidenzia la medesima cosa, e cioè l'anti-VEGF preoperatorio riduce in maniera significativa il sanguinamento intraoperatorio, c'è una facilitazione della chirurgia perché è una chirurgia più veloce con l'anti-VEGF nel preoperatorio, ridotti tempi quindi, e questi studi e questa meta-analisi questo dimostrano. L'utilizzo dell'anti-VEGF nei giorni precedenti alla chirurgia rende la chirurgia molto più rapida, la rende più sicura perché diminuiscono anche le rotture
intraoperatorie causate dal chirurgo e anche notiamo che la eventuale emorragia postoperatoria, che in questi pazienti è un qualcosa di molto frequente, o meglio di non infrequente, questa emorragia postoperatoria viene diminuita nella sua incidenza. Emorragia precoce intraoperatoria che di solito viene definita entro un mese dall'intervento chirurgico. Non solo la precoce, ma anche quella tardiva, cioè una emorragia endovitreale dopo un mese dall'intervento chirurgico. Quando iniettare l'anti-VEGF? Beh, questo è un punto molto importante perché l'anti-VEGF si fa regredire i neovasi e la possibile sanguinamento intraoperatorio, ma può accelerare la trasformazione fibrotica delle membrane, facilitando anche un distacco di retina trazionale ed eventualmente regmatogeno. E quindi bisogna combinare in maniera adeguata la tempistica dell'iniezione preoperatoria con poi l'intervento vero e proprio. In linea di massima si presume sulla base di alcuni studi, e questi qua ne vedete uno di quegli studi, si presume sostanzialmente che l'anti-VEGF vada iniettato nella settimana precedente al giorno dell'intervento. Qua di nuovo altri studi tesi a dimostrare quale sia la tempistica ideale per l'iniezione di anti-VEGF. Quindi il pretrattamento con l'anti-VEGF riduce il rischio di sanguinamento intraoperatorio, facilita la chirurgia, riduce il rischio di una emorragia endovitreale precoce, ma abbiamo visto anche tardiva. E quindi direi che l'arma anti-VEGF nell'ambito della chirurgia della retinopatia diabetica è molto importante. Alcuni cenni molto brevi sulle nuove frontiere nella chirurgia vetro-retinica. Voi sapete che la chirurgia cosiddetta heads-up sta prendendo piede. Questo cosa significa? Avere una chirurgia in 3D in assenza dell'utilizzo del microscopio operatorio, e cioè una chirurgia virtuale, per così dire, elettronica, e cioè l'immagine del microscopio viene sostituita da un monitor 3D, quindi una chirurgia virtuale. Ci sono degli indubbi vantaggi che sono soprattutto a fini educazionali per il personale di sala operatoria, per gli studenti, gli specializzandi, i fellows, la possibilità di modificare in maniera elettronica le immagini chirurgiche, quindi per esempio utilizzare meno illuminazione, quindi migliorare la qualità dell'immagine. Dal punto di vista ergonomico, credo che le cose non stiano così, non siano molto positive ancora, perché l'ergonomia della chirurgia heads-up è sicuramente inferiore rispetto a quella attraverso il microscopio. Il vero vantaggio della chirurgia heads-up o rielaborata in senso elettronico è proprio la possibilità di aumentare la realtà, così come vediamo in alcuni film della nostra epoca. Una possibilità alternativa allo schermo 3D è quello di indossare un elmetto dove sullo schermo di questo elmetto vengono proiettate le immagini del nostro campo operatorio. Questa è una delle possibilità che ho avuto modo di provare recentemente. È un'azienda israeliana, e qua vedete alcuni video che mi ha messo a disposizione la mia amica Anat Lowenstein, che fa parte del gruppo che sta testando questa possibilità. L'altro capitolo è il poter utilizzare un sistema OCT intraoperatorio. Varie aziende l'hanno messo a disposizione.
Sicuramente questo può avere alcuni vantaggi intraoperatori nella miglior analisi di, per esempio, membrane epiretiniche e membrane fibrovascolari in corso di chirurgia maculare. La prossima frontiera è quella dell'OCT integrato 4D, quindi un qualcosa di ancora più evoluto. Un accenno a quella che è la chirurgia robotica, che è iniziata non con la chirurgia oftalmica, ma la chirurgia generale urologica, ma può essere una proposta anche per la chirurgia oftalmica. E le possibilità e le proposte sono molte. Una delle più recenti proposte è quella di poter effettuare iniezioni intravitreali in chirurgia robotica assistita. Molti sono i potenziali, ovviamente, la riduzione, per esempio, del tremore del chirurgo, una maggior precisione e stabilità, ma ci sono anche molte sfide ancora da risolvere. Un ultimissimo cenno alla chirurgia sottofoveale in corso di emorragia in pazienti che abbiano una degenerazione maculare legata all'età, quindi una neovascolarizzazione coroideale che abbia sanguinato in maniera importante. Qua vedete uno degli ultimi casi, chirurgia 27 gauge. La paziente non aveva una emorragia molto estesa, molto spessa, e potremo eventualmente discutere di quali siano i casi da inviare a trattamento endovitreale con iniezione sottoretinica di TPA, ma la paziente era monocola e purtroppo questi casi spesso fanno delle fibrosi sottoretiniche molto ampie che poi limitano il recupero. Vedete, con una ago cannula con ago finale da 41 gauge si inietta il TPA. Molti chirurghi, come in questo caso, tendono anche a iniettare una bolla d'aria nello spazio sottoretinico. A questo punto, iniettato il TPA, si fa uno scambio con aria, il paziente viene tamponato con aria e poi viene posizionato nell'attesa che il TPA sciolga appunto il coagulo e liberi la zona maculare dall'emorragia. Spesso e volentieri, e questo è quello che noi facciamo, si opta anche per una iniezione di anti-VEGF alla fine dell'intervento. Questo è un secondo caso di una paziente anch'essa monocola, che aveva sviluppato una emorragia sottoretinica in corso di CNV da AMD, che era in trattamento con anti-VEGF. Purtroppo nel suo occhio destro ha avuto questa grossa emorragia che ha dato un brusco calo di vista, vedete 20/400, unico occhio. Questa è la situazione preoperatoria, è fuori di dubbio che qua ci sia un'emorragia veramente tanto ampia, anche associata a un distacco dell'epitelio violentato, e dopo ripetuti colloqui, vedete, non molto precocemente, la paziente ha deciso che l'ipotesi chirurgica fosse la più adeguata e quindi a 15 giorni dall'emorragia si è proceduto con l'intervento. Qua vedete le varie opzioni, l'opzione che abbiamo considerato quindi era quella della chirurgia maculare con iniezione sottoretinica di TPA, qua vedete i dosaggi e i volumi e una iniezione di anti-VEGF alla fine dell'intervento. Vedete che c'è già una modificazione del coagulo giallastra in una certa zona proprio perché sono passati 15 giorni. L'ideale è intervenire il più immediatamente possibile. Distacco posteriore del vitreo con ausilio del triamcinolone, ago da 41 gauge posizionato nella miglior zona possibile per iniettare TPA sotto la retina. Anche in questo caso vedrete
l'ampliamento di questo distacco sieroso e neuroepitelio mentre si inietta il TPA, quindi questa formazione della bolla. A quel punto l'intervento è di fatto finito, si fa uno scambio fluido aria e si aspetta la risoluzione del coagulo e generalmente, come dicevo, alla fine dell'intervento l'iniezione dell'anti-VEGF. Questo è il follow-up dopo la chirurgia. Vedete, prima dell'intervento chirurgico 20-400 e poi progressivamente c'è una risoluzione dell'emorragia. Vedete, a 3 mesi 20-200. Questo è l'aspetto angiografico all'OCT con una corocapillare che tutto sommato non è particolarmente danneggiata e a 12 mesi, con grossa sorpresa anche da parte nostra, vedete un recupero morfologico ottimale, una depressione foveale quasi normale, non più distacco dell'epitelio aumentato, 20-32 di acuità visiva e questa è una paziente felice, che può tranquillamente leggere così come faceva prima dell'emorragia sottoretinica. Chiudo questa presentazione, ho abusato della vostra pazienza e quella di Stefano, ho sforato un po'. Il messaggio è che rispetto a non tantissimi anni fa ci sono stati veramente dei progressi inimmaginabili nell'ambito della chirurgia vitroretinica, del distacco di retina. Questo è legato soprattutto alle evoluzioni tecnologiche in senso di strumentazione disponibile, non dimentichiamoci le macchine e alle tecnologie di visualizzazione del fondo. Cosa ci può aspettare? Ma forse potremmo veramente eliminare, tra virgolette, il microscopio chirurgico e lavorare su immagini virtuali che possiamo rielaborare per migliorare la qualità dell'immagine e non escludo che si possa aggiungere al nostro armamentario anche un'assistenza, robotica che ovviamente, renda più accurata la nostra, microchirurgia. Grazie ancora, per l'attenzione e chiunque volesse, venirci a visitare è assolutamente, ben voluto. Purtroppo credo, in epoca, post-pandemica, quando potremo di nuovo, vederci di persona e, incontrarci nelle sale operatorie per scambiarci le diverse esperienze. Bene, grazie Paolo della bella relazione, esaustiva ovviamente di tutte le problematiche che riguardano la chirurgia del distacco di retina. È aperta ora la discussione e invito Barbara Parolini e Marzio Chizzolini ovviamente a aprire le danze su questo argomento. Prego Barbara. Grazie Stefano, grazie a tutti. Paolo, bellissimo excursus storico non solo sul distacco di retina, ma sulla chirurgia vitroretinica, sul nostro mondo quotidiano. La prima considerazione che mi viene in mente ascoltandoti è che quando si introducono nuove tecniche, all'inizio dobbiamo sempre accettarne le difficoltà correlate, ma con il tempo, con le giuste modifiche date dalla tecnologia, queste diventano sempre più prestanti. È stato così dalla vitrectomia, nessuno pensava che dall'intervento di Mackemer si sarebbe arrivati a un 27G. E quindi sarà così verosimilmente anche per i nuovi sistemi come il 3D, l'OCT intraoperatorio e chissà che cos'altro. Io mi sono dedicata in particolare all'OCT intraoperatorio e ho visto che effettivamente può dare una svolta nel quotidiano sulle nostre, scelte chirurgiche e non solo sulle membrane piretiniche, ma anche per dirci, per esempio, come sta la macula quando operiamo un occhio che non ha potuto fare l'OCT prima o dare la conferma di un foro maculare su una zona atrofica. O vedere se c'è del perfluoro sottoretinico dove magari la visualizzazione è scarsa. Io volevo chiedere a te. Cosa hai provato di queste tecnologie e su quale ti senti di scommettere per il prossimo futuro? Grazie Barbara, una domanda molto vasta, diciamo. Condivido con te la premessa, in parte siamo schiavi delle abitudini,
E quando ci si propone qualcosa di nuovo, spesso le abitudini rappresentano dei limiti rispetto al progresso. Chi poi va avanti, ovviamente si discosta dalla sua abitudine e si fa prendere dall'entusiasmo delle nuove tecnologie. E così succede di fatto, non dico di mese in mese, ma molto frequentemente, quantomeno nella chirurgia oftalmica. Devo dire che la mia esperienza con l'OCT intraoperatorio è estremamente limitata ed è un'esperienza che ho avuto all'inizio di questa proposta. Sicuramente rispetto allora, parliamo di qualche anno fa oramai, la tecnologia è andata avanti in termini di risoluzione in primis. E quindi anche solo il fatto che ci sia stato un progresso nella risoluzione dell'imaging rende l'applicabilità dell'OCT intraoperatorio sicuramente più interessante. E tu hai elencato una serie di possibili applicazioni. L'altra ipotesi che è diventata realtà, e cioè una chirurgia non più dipendente dal microscopio operatorio ottico, ma una chirurgia cosiddetta 3D, heads up, come si dice, è un qualcosa di estremamente interessante che credo sia solamente all'inizio. È una proposta, ripeto, interessante, che ha dei limiti, per esempio l'ergonomia di uno dei sistemi proposti, secondo me, è ancora un limite, ma molto si è già fatto in questi termini. La mia così, visione, il mio augurio è che ci si renda indipendenti da uno schermo posizionato all'interno della sala operatoria e si possa procedere indossando un elmetto che appunto ti rende dipendente dallo schermo. La parte interessante della chirurgia 3D, heads up, non sta nel fatto di non avere un microscopio operatorio al quale io sono particolarmente affezionato perché ti dà tutta una serie di crismi posturali che sono importanti quando fai la chirurgia, ma sta di fatto nella possibilità di elaborare le immagini. Sì, quindi E, vedere di più, vedere oltre. esattamente, noi ci troviamo spesso nelle condizioni di non vedere molto bene o di voler vedere preferibilmente alcune zone della retina, alcuni strati della retina. Hai accennato alle membrane piretiniche, per esempio, ecco, l'elaborazione delle immagini che ti dà una visualizzazione elettronica, digitale, questa è la parte veramente interessante. Oh, diciamo che si può dire che ci stiamo accorgendo andando avanti che vedere di più ci fa fare di più e ci fa fare cose Posso diverse. parlare? E soprattutto ci permette di essere meno invasivi, no? Certo, esatto. E quindi questa tecnologia ci aiuterà effettivamente a lavorare meglio, anche se dobbiamo dire a chi ci ascolta e magari sta allestendo una sala operatoria in questo momento o nel prossimo futuro, non è una tecnologia di 3D che magari sulla quale va investito Siamo adesso, collegati, non possiamo ma vedere. nei prossimi Io non anni so, per insomma. scusate. Sì, sono assolutamente d'accordo, Barbara. Per entrare più nel dettaglio, i limiti che io ho riscontrato rispetto alla tecnologia 3D Ah, si vedi, trovano il proprio nella chirurgia microfono. clinica, nei pazienti che hanno E noi necessità siamo di grigi. chirurgia della periferia retinica, e quindi per esempio c'è un riferimento ai pazienti con distacco di retina. I grossi limiti io li ho trovati in quella fase operatoria, quando tu hai necessità di indentare la periferia retinica per La periferia lavorare esterna. in quella zona, la risoluzione dell'imaging in 3D spesso perde molto, ma per la chirurgia maculare sicuramente è qualcosa a cui ci si può già Eccezionale. affezionare. Benissimo, vedo che il dottor Chizzolini si è collegato, magari vuole procedere. Vai Marzio, procedi con la tua domanda. Ritieni che ci siano delle tecniche che dovrebbero essere abbandonate o che dovrebbero far parte del bagaglio di un chirurgo vitrocanalico e che si stanno invece abbandonando, tipo la chirurgia episclerale? Se la ritieni utile,
vedi una necessità di insegnarlo con una tecnica standardizzata è una tecnica che, come faceva il tuo maestro, il professor Menchini, era un po' fatta ad hoc per il tipo di rottura che c'era. E mi ricordo che allora lui faceva anche il crio senza fare l'evacuativa, che penso che tutti quanti abbiamo fatto. E volevo sapere intanto come ti comporti normalmente nella chirurgia episcleral e se ritieni che ci sia ancora spazio nel bagaglio di un chirurgo per questa. Grazie Marzio. Beh, sai, la risposta non può che non essere sì. Un chirurgo oculista e un chirurgo vitreoretinico non può non saper maneggiare la chirurgia episclerale. Quindi la risposta è certamente sì. Dobbiamo però anche riconoscere che i volumi di chirurgia episclerale rispetto alla chirurgia intraoculare vitreoretinica sono andati progressivamente diminuendo. Questo per tutta una serie di motivazioni, credo, che possiamo riassumere per brevità nel fatto che la chirurgia vitreoretinica è diventata sempre più una chirurgia standardizzata e una chirurgia sempre meno invasiva. E di contro la chirurgia episclerale ha una sua invasività, che è quella e rimarrà sempre quella, purtroppo. C'è cioè una indentazione episclerale con un cerchiaggio, ha una sua invasività e ha tutta una serie di possibili complicanze. Ma anche ai tuoi allievi, quando li fai approcciare alla chirurgia episclerale, dai delle direttive standard, diciamo, per esempio io a chi dei miei inizia dico sempre, se è miope, metti il primo punto del cerchiaggio a 13 mm, a 12 mm, se non lo è a 11 mm. Facciamo sempre lo stesso tipo di tecnica con il cerchiaggio, col piombaggio, il supporto e gli do dei passaggi che sono gli stessi per qualsiasi tipo di distacco. Fai anche tu così oppure hai. Guarda, io le indicazioni che do sono in primis di essere il meno invasivo possibile in merito al posizionamento del cerchiaggio, salvo casi particolari, cerchiamo di standardizzare l'intervento, quindi il cerchiaggio è sempre messo a 13 mm. L'altra indicazione che è molto criticabile laddove ci sia l'indicazione all'episclerale è che mediamente non ci si pente mai di mettere un cerchiaggio a 360 piuttosto che un piombaggio settoriale, ma possiamo discuterne. E poi chi si approccia all'episclerale deve sapere che in linea di massima, al di là della difficoltà di localizzare e fare un buon tamponamento della rottura, ahimè, episclerale, quella è la grossa difficoltà, riuscire a localizzare, a chiudere la rottura lavorando esternamente rispetto alla cavità vitrea. Questa è la grossa difficoltà. E poi l'altra cosa che tutti i chirurghi devono sapere è che il momento più critico e che può compromettere l'intervento è la puntura evacuativa che tu hai citato. Esistono varie tecniche per fare la puntura evacuativa e anche lì entriamo nell'ambito dell'abitudine, per cui non c'è una tecnica ideale, o quella migliore o quella peggiore, è molto legata all'abitudine di tutti noi. Sì, qui non è il momento per parlarne, ci sarebbe molto da dire. Senti, no, vuol dire un'altra cosa. E la pneumoretinopessia ha ancora un senso? Ha senso al giorno d'oggi? La utilizzate? Questa è una Pensi. bellissima domanda, Marzio, e qua veramente entriamo tantissimo nell'abitudine e nell'esperienza di tutti noi. Non ho difficoltà ad ammettere che la mia esperienza sulla pneumo è veramente limitata, non è una procedura che io ami molto, ma se dall'altra parte ci fosse Paul Tornambe, compianto Paul Tornambe, mi direbbe: ma tu non sai fare l'oculista, no? Per cui io non sento la mancanza per il fatto che la pneumoretinopessia non sia nel mio bagaglio professionale in maniera importante, ma è una situazione veramente molto discutibile e opinabile.
No, è che siccome i tempi stanno cambiando e l'approccio ambulatoriale è sempre più facile da fare, per esempio anche in questo periodo, anche negli ospedali, non solo nelle strutture private, e seguendo bene il paziente nel post-operatorio, insomma, è un'opzione molto, molto interessante, specialmente in questo periodo, ecco, per quello che ti chiedevo, cosa ne Condivido, pensavi? appieno rispetto a, soprattutto al momento pandemico. Devo a onor del vero dire che anche in virtù del problema pandemico, il numero di ricoveri ordinari per chirurgia vitreoretinica si è di fatto ridotto a zero. Ci siamo abituati oramai in totale sicurezza a fare anche chirurgie abbastanza invasive e impegnative in regime, chiamiamolo, ambulatoriale piuttosto che di day surgery. E ad oggi grosse sorprese non ne abbiamo avute. Devo fare una notazione, se mi è permessa, e non vi faccio perdere tempo. Quando introducevi la necessità che i chirurghi, e io confermo, sappiano fare l'episcleral. A onor del vero, devo dire che sulla chirurgia vitreoretinica ci sono state una serie di progressi che veramente fanno la differenza nei sistemi di visualizzazione, nell'introduzione oramai tanti anni fa del perfluorocarbonato liquido, nel minor calibro degli strumenti, quindi l'approccio transcongiuntivale, che poi sia 25-27, poca differenza fa. Devo dire che sulla chirurgia episclerale, ciò che era, e parlo di 20 anni fa, di fatto è ciò che adesso rimane, e qualunque proposta diversa non credo che abbia fatto abbia avuto quell'impatto così dirompente, così come è stato per la chirurgia vitreoretinica. Per esempio, voi sapete che io credo uno dei limiti, per altri sono invece dei vantaggi, uno dei limiti della chirurgia episclerale è l'utilizzo dell'indiretto, dello scapens, che per amor di Dio è molto pratico, ma ha dei limiti rispetto alla visualizzazione dettagliata e precisa della retina. E quindi qualcuno ha proposto oramai anni addietro, ed è presente questo nella presentazione che ho fatto, una modalità diversa di visualizzare che è attraverso il microscopio con una endoilluminazione e poi lenti a contatto, non a contatto. Beh, io Certo. credo che questa cosa sia assolutamente fattibile e ogni tanto mi capita di riprovare questa modalità, ma è molto spesso molto poco pratica, perché nell'episclerale tu hai bisogno di muovere il bulbo per mettere le indentazioni e avere un elemento illuminante in endoilluminazione fissato al bulbo oculare, che necessita di un po' di manipolazione, è sicuramente spesso un po' fastidioso. Quindi mi sento di dire che l'episclerale, fatta come l'abbiamo sempre fatta, alla fine è una modalità chirurgica che va assolutamente bene. Ah, mi sentirei un po' di dissentire, Paolo, se mi permetti, ma traduco. Nel senso, come dicevamo, ci permette di lavorare molto spesso il vedere più, meglio vediamo, meglio vediamo e applichiamo determinate tecniche. Quindi direi che la possibilità di lavorare episclerale con l'endoilluminazione può dare alta sia dal punto di vista di chi già la sa fare, ma approccia un modo migliore. Anche in tutto il campo di education e training, perché si può condividere tramite il microscopio molto meglio anche quello che si fa. E come noi tutti sappiamo, è stata anche poco insegnata per questo, perché è difficile trasmettere ciò che vedi solo tu, mentre poterlo condividere tramite il microscopio è stato rivoluzionario. E a me è capitata un'esperienza particolare. Io ho iniziato questa chirurgia con i candeliere nell'episclerale facendo il piombaggio maculare, perché era l'unico modo per posizionarlo bene già nel 2009-2010. E quando poi l'ho pubblicata, io in realtà pubblicavo il piombaggio, ma stavo descrivendo anche questa tecnica che invece poi è stata descritta a parte. Ed effettivamente mi sono accorta che facendo così venivano molto meglio anche i cerchiaggi e i piombaggi in generale.
Quindi io penso, questa era un'altra osservazione che volevo farti, che come dice Marzio, se noi riuscissimo come chirurghi vitreoretinici a fare questo sforzo, come risulta molto più facile nel segmento anteriore, riuscire a creare una standardizzazione di alcune tecniche, riuscire a capire che se si segue una specie di ricetta A, B e C, i passaggi chirurgici sono, tra virgolette, più semplici, approcciabili e meno ricchi di complicanze con più grande successo, forse riusciremo insomma a dare un po' un aiuto a tutti anche con un ventaglio di tecniche chirurgiche più ampio di quello che è la vitrectomia. Volevo chiedere a te, infatti, Paolo, cosa pensi su questo discorso della standardizzazione, a prescindere dall'episclerale? Ci sono secondo te anche nella nostra chirurgia degli interventi che tu senti di ripetere proprio step by step nello stesso modo quando tu sei in sala e quindi di riuscire a raggiungere una certa Guarda, standardizzazione? condivido il discorso della standardizzazione al 100%. Io credo che un buon chirurgo in generale, ma visto che facciamo gli oculisti, un buon chirurgo oculista sia quello che riesce a standardizzare gli interventi il più possibile. E questo vale nella chirurgia della cataratta, e questo è facile da intuire. Il chirurgo della cataratta, bravo, efficiente, è quello che fa un intervento sempre uguale all'altro, e tanti di noi hanno visto operare vari chirurghi e di questa cosa credo ci siamo resi conto. Credo che lo stesso valga anche in chirurgia vitreoretinica. Per esempio, non credo che sia impossibile standardizzare la chirurgia del distacco di retina per via endovitreale. I passaggi sono quelli, sono sempre quelli, ed è un qualcosa a cui deve tendere il chirurgo, il fatto di ripetere sempre le stesse fasi chirurgiche nello stesso ordine possibilmente, e fare in modo che ogni intervento sia uguale al successivo possibilmente, pur trovandosi in situazioni cliniche un po' diverse. Quindi questo messaggio di standardizzare la procedura chirurgica è fondamentale, perché solo così facendo diventi un buon chirurgo. Poi non vuol dire che tu non sia in grado di affrontare diverse situazioni cliniche, ma se standardizzi diventi un A buon parità chirurgo. di condizione dell'occhio, avere un determinato, perché poi gli stacchi sono di mille tipi e quindi dobbiamo essere Assolutamente. capaci di adattarci. Paolo, scusa, scusami, intanto complimenti per la relazione incredibile, veramente esaustiva sotto tutti i punti di vista. Mi volevo un po' agganciare a quello che è stato detto prima per quanto riguarda sia il concetto della visualizzazione della retina, no? Che è un punto. Di riuscire a effettuare una chirurgia adeguata e, come dicevi tu, assolutamente standardizzata. Quindi probabilmente questo è un punto fondamentale e sicuramente il 3D posto delle basi fondamentali per riuscire un po' ad avere un certo tipo di approccio diverso rispetto a quello che noi siamo abituati. Per quanto riguarda invece l'episclerale, che mi affascina sempre come tipo di approccio, volevo capire, un po' scendendo forse sulla parte tecnica, se tu l'hai completamente abbandonata anche come terapia o trattamento, diciamo così, combinato alla vitrectomia, mi riferisco prevalentemente a quei tipi di distacchi abbastanza complessi dove anche un rilassamento, un rilasciamento della tensione periferica della base del vitreo può aiutarti. Per esempio, penso a tutti i distacchi trattivi o con contrazione post-traumatica. Se tu, per esempio, inserisci o preferisci utilizzare anche un cerchiaggio insieme alla vitrectomia, oppure se non lo consideri affatto. Grazie Giuseppe. Devo dire che fino a una quindicina d'anni fa, una buona parte della chirurgia vitreoretinica per distacco di retina, ma anche in pazienti con retinopatia diabetica che necessitassero di un approccio endovitreale, una buonissima parte prevedeva la contemporanea chirurgia episclerale. Penso che siano anni oramai in
cui io non faccio più la chirurgia combinata con un cerchiaggio episclerale, in sostanza. È anche vero che i progressi nelle tecniche di visualizzazione e nella strumentazione chirurgica probabilmente ci permette oggi di essere molto più accurati quando andiamo a pulire una base del vitro, e quindi ci permette di non dover contare sull'indentazione per detendere nel post-operatorio. Per cui su questo fatto, su questa risposta, il mio approccio è veramente raramente di mettere un cerchiaggio. Mi è successo recentemente di farlo in... È che una volta riuscivamo a pulire molto meno bene di adesso. Certo, mi è successo di farlo in chirurgia pediatrica, in casi molto particolari, molto brutti, nei quali casi non riesci a pulire il vitro periferico come vorresti, e allora un'indentazione con un cerchiaggio 360 episclerale può essere utile. Paolo, ti porto sul 27, so che anche Marzio ha delle cose da chiederti. Hai sottolineato molto nella tua relazione come il 90% addirittura dei tuoi casi siano svolti così. E questo porta a considerazioni su costi di sala, tecniche, approccio. Dopo averlo provato l'avevo scartato per una serie di motivi. Primo, la necessità di comprare poi anche tutti gli strumenti correlati in 27G, quando magari era già tutto pronto in 23-25. Una scarsa praticità nel lavorare nella periferia della retina, dove spesso gli strumenti poi si piegano, e quindi ritrovarmi ad avere più tempo da impiegare usando questo tipo di tecnica, a fronte del fatto che l'infiammazione post-operatoria era in buona sostanza sovrapponibile agli altri G. Come tu stesso hai fatto vedere, ogni tanto bisogna suturare in ogni caso. Quindi, se qualcuno ti chiede perché dovrei convincermi a passare al 27, che cosa davvero ti ha convinto che sia una scelta migliore? Barbara, avrei preferito che questa domanda me l'avesse fatta Marzio, perché la risposta è molto terra terra. Ci sono delle situazioni in cui piccolo e più piccolo è bello, secondo me, e al più piccolo dobbiamo tendere, diciamo così. In sostanza, se posso usare un calibro più piccolo, quindi 27 gauge, io a quello tendo. Poi io non credo che sia un discorso di farne una battaglia, no? 27 e non 25. No, non è il caso, ma capire se realmente vuole allestire una sala oggi, cosa mi compro. Io credo che anche su questo punto sia veramente un fatto di abitudine. Si stava iniziando a muovere verso la chirurgia transcongiuntivale, io sono passato dal 20 gauge direttamente al 25 e non ho fatto il passaggio intermedio al 23. E poi mi è venuto naturale, una volta che avessi oramai maturato il mio approccio rutinario col 25, mi è venuto naturale avere la curiosità per provare il 27. E devo dire che il 27 ha dei limiti, perché in termini di flessibilità della strumentazione tra 25 e 27 c'è una buona differenza. Credo di aver superato questo scoglio proprio per il fatto che il mio standard fosse il 25 e non il 23. Ma ripeto, non credo che se ne debba fare una battaglia, ci si debba vantare per il fatto di fare il 27 e non il 25 e non il 23. Ma proprio per capire se in realtà avevi scoperto... In merito all'invasività, non ho mai misurato la flogosi postoperatoria 23, 25, 27. Credo comunque che un transcongiuntivale da 25, da 27, se non sempre, in alcune situazioni possa essere meglio del 23. Sulla strumentazione, sostanzialmente sì, in parte è vero, ma non credo che ci sia un'incidenza significativa sui costi, nel senso che tutto il disposable dei vari vitrectomy 25-27 di fatto non ha costi diversi, e su pinze piuttosto che forbici siamo sostanzialmente sugli stessi costi. È pur vero che probabilmente devi comunque dotarti di doppio
strumentazione da tenere pronta da 25, da 27, e siccome impaccano una certa quantità, comunque devi avere sia l'un calibro che l'altro a disposizione. Scusate se vi interrompo, Stefania, ultima domanda perché siamo in zona Cesarini. Allora Paolo, grazie per aver dedicato tempo alla gestione delle emorragie maculari. Volevo domandarti, secondo te, qual è il tempo utile entro il quale intervenire dalla presunta insorgenza dell'emorragia e soprattutto dal punto di vista pratico, se avete difficoltà di approvvigionamento del TPA, se dovete ordinarlo per paziente per paziente o se invece l'approvvigionamento per voi a Udine è facile? Grazie Stefania. Beh, credo che questo della chirurgia delle emorragie sottoretiniche, in primis da membrane neovascolari in pazienti anziani, sia molto interessante e sia stato forse un po' troppo tralasciato nella speranza che si potesse fare altro. Non c'è una unanimità di consenso sul tempo in cui intervenire. Credo che l'indicazione generale a tutti possa essere il prima possibile, tanto meglio è. Questo perché il sangue ha dei noti problemi di tossicità sui fotorecettori, per esempio, e una volta che il coagulo, detto impropriamente, si cronicizzi e si solidifichi, molto impropriamente detto, allora è molto tardi intervenire con TPA o qualsivoglia mezzo. Quindi una data ragionevole, un lasso di tempo ragionevole può essere entro una settimana, che è relativamente precoce. Io credo che questa chirurgia possa essere di molta soddisfazione oggi, perché non dimentichiamoci che abbiamo a disposizione non solo il TPA, ma anche gli anti-VEGF. Quindi un approccio standard può essere quello di una chirurgia vitrotinica associata all'iniezione sottoretinica del TPA, lo scambio, il tamponamento con aria o con gas e l'iniezione dell'anti-VEGF alla fine dell'intervento. Toccando ferro, ad oggi, pur dovendo richiedere il TPA in uso off-label ad hoc per il singolo paziente, non abbiamo mai avuto problemi e fortunatamente il TPA preconfezionato ci arriva dalla farmacia ospedaliera e questo ci lascia anche una maggior tranquillità nel poi utilizzarlo sul paziente. Grazie. Quindi entro pochi giorni e avere subito disponibile il farmaco. E se invece fai solo un lavaggio invece di iniettargli il TPA sotto la retina, soltanto con un po' di DSS e basta? Io credo che si debba essere il meno invasivo possibile e quindi la minore invasività ce l'abbiamo, pur tenendo presente che il TPA può essere tossico e quindi devi usare circa 50 microgrammi, questo è dato come dose massima per non essere tossico. Credo che la tua retinotomia a 38 o a 41, a seconda degli aghi che abbiamo a disposizione, con l'iniezione di 0,2-0,3 millilitri di soluzione di TPA sia la cosa meno invasiva. Viceversa, un vero e proprio lavaggio, che significa la retinotomia, l'infusione di BSS sotto la retina, con poi la pretesa di lavare, quindi togliere l'infusione unitamente. Ma penso che Marzio intendesse l'infusione di BSS come tu infondi il TPA, giusto? Senza retinotomia larga. Esatto. Cioè non mettere il TPA... Sì. Cioè mettere 0,4-0,3 di BSS con la retinotomia da 41 da 38, ma non col TPA. Solo per smuovere il sangue dal centro, quindi. Sai, purtroppo il coagulo c'è e quindi con la sola BSS sicuramente un po' di emazie le mobilizzi e poi col tamponamento le sposti inferiormente. Però non sei così efficace nel sciogliere il coagulo, quindi credo che tutto sommato usare il TPA valga la pena, tenendo presente quella possibile tossicità, questo è fuori di dubbio. Hai provato il Clexane, più o meno costoso, più facile da reperire? No, non ho esperienza. Tu utilizzi questo?
L'ho utilizzato in un solo caso e non fa testo, ma per su indicazione di colleghi stranieri dove i costi sono una grande da tenere in grandissima considerazione, che mi riferivano che può avere risultati simili, ecco, e quindi a volte in mancanza di reperibilità potrebbe valere la pena che lo provassimo di più. E io penso che l'unico problema vero sia quello di il timing, cioè avere la diagnosi, beccarla subito appena è arrivato e portarla in sala operatoria nel giro di 2 o 3 giorni, altrimenti hai... Ma come diceva Stefania, anche la reperibilità del farmaco non è... anche se lavori in privato, per dirti, è praticamente impossibile eseguirlo, sì. Insomma, e quindi avere delle alternative è importante. Ma soprattutto se il paziente arriva, come quasi sempre, dopo una settimana... Io non sarei così drastico, quel caso che vi ho portato peraltro, è una paziente che inizialmente aveva rifiutato l'approccio chirurgico, quindi l'abbiamo portato in sala credo a 2 settimane, però c'è la coagulolisi in atto, quindi scusa? C'è anche la coagulolisi in atto naturale, quindi non è male del tutto anche dopo una settimana. Insomma. Direi che forse questo ambito è un ambito nel quale dobbiamo avere un po' più di coraggio, cioè quando abbiamo quelle emorragie che occupano tutto il polo posteriore, quindi medio-grandi, spesse, e c'è un margine che è intorno ai 500 micron, che in realtà non è tanto, perché abbiamo una percentuale di pazienti con polipoidi o con senili che fanno queste emorragie. In questi casi, potendolo fare, credo che non si debba avere dubbi. Poi c'è la considerazione del primo occhio, secondo occhio, per amor del cielo, del singolo paziente. Però in questi casi, secondo me, vale la pena di intervenire, come vi ho detto. Chirurgia endovitreale, TPA sottoretinico, scambio con aria e anti-VGF alla fine. E ci sono delle situazioni in cui c'è un buon recupero, o meglio un miglior recupero rispetto alla storia naturale. Eviti quelle piastre fibrose enormi. Peccato chiudere, Stefano. Grazie, no, è davvero un peccato anche per me, perché gli argomenti io... mi sono taciuto perché avrei avuto anch'io moltissimi argomenti. Io vi ricordo che io ho cominciato con Moschini, dove si diceva prima delle tempistiche, per fare il disegno prima del distacco di retina si passava un pomeriggio intero. Io ne ho fatti tanti di disegni, poi avevo abbandonato la chirurgia vitroretinica. Stefano, hai detto una cosa importantissima. Io credo che fare il disegno del distacco sia ancora oggi estremamente importante. Vuoi che tu abbia un approccio endovitreale o anche episclerale, perché facendo il disegno, soprattutto chi è un po' all'inizio della chirurgia, mentalmente inizia a maneggiare che cosa farai durante l'intervento. Per cui credo che sia ancora oggi importante fare il disegno. Tu sai che Machmer girava con la sua tavolozza di... cose colorate, il blu, il rosso, eccetera, e ogni cosa ovviamente aveva un suo significato. Oggi ragioniamo sulle foto wide field, dai. Questo è vero. Però era determinante per dire ai giovani: non fate la chirurgia vitroretinica, perché è veramente una cosa noiosissima all'inizio. Ma Barbara, il fare il disegno ti fa venire voglia di spostarti da quello che fa il disegno a quello che mette le mani in sala operatoria, per cui praticamente no. Bene, io ringrazio tutti perché la cosa è stata veramente interessante, ripeto, avrebbe meritato probabilmente dei tempi più lunghi. Grazie Paolo davvero, perché ci hai portato una ventata di novità, anche la storia, e soprattutto per i giovani, la storia di questa chirurgia dalle stalle alle stelle, e non il contrario, è stata veramente molto molto interessante. Grazie a Barbara e grazie a Marzio, perché ovviamente hanno confermato le loro grandissime doti dal punto di vista chirurgico, e grazie ai pazienti Giuseppe Lo Giudice e Stefania Miotto, che ovviamente mi hanno supportato in questo. E vorrei ringraziare anche il Centro di Medicina, che ovviamente, e la SIFI, che si sono fatte sponsor di questa iniziativa, che spero duri a lungo. Vi ricordo che a fine febbraio, se non vado errato il 26, dovrebbe esserci proprio il 26, ci sarà
Daniele Tognetto che parlerà sui traumi bulbari, trattamento, diagnosi e trattamento nei traumi bulbari. Grazie a tutti e buona serata. Arrivederci. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Ciao, ciao, a presto. Ciao. Grazie.